Ciao ragazzi, ho deciso di condividere con voi quegli esercizi che mi sono stati dati da un personal trainer, un mio caro amico che si chiama Maurizio, per cercare di andare a migliorare la mobilità degli ischiocrurali. Gli ischiocrurali sono i muscoli che stanno nella catena cinetica posteriore, cioè nella parte posteriore della coscia e della gamba, ok? Che se aiutati ad allungarsi favoriscono anche un miglior benessere dell'intera catena cinetica posteriore, che va dalla sutura della testa fino ad arrivare proprio ai talloni, sotto i piedi, eccetera. Quindi tutta la catena cinetica posteriore. Per andare a migliorare l'allungamento si può agire su diversi muscoli, si può agire sul tratto cervicale, si può agire sul tratto lombare, toracico, eccetera, eccetera, della schiena, ma si può agire anche sulla parte proprio sulla parte inferiore, quindi sulle cosce e sulle gambe, che sono molto lavorabili e aiutano ancora di più a sviluppare un buon allungamento. Qui di seguito vedete proprio gli esercizi che mentre Maurizio mi spiegava proprio gli esercizi da fare, che adesso ho fatto miei e che voglio condividere anche con voi, con tutte le correzioni del caso. Ho voluto proprio che lasciare la sua di correzione, perché lui spiega proprio bene come fare questa tipologia di esercizi. Siccome a me hanno fatto tanto bene, mi hanno permesso di avere almeno una spanna di allungamento ancora in più della non mia spanna, l'allungamento in più delle mie cosce e delle gambe. Bene, li voglio condividere con voi perché quello che fa bene a una persona può fare bene anche a tante altre persone e in questo caso sicuramente gli insegnamenti e i consigli di Maurizio che hanno fatto tanto bene a me possono fare anche tanto bene a voi. Vi auguro una buona giornata e un buon allungamento. Workout, scendiamo a gambe tese finché riusciamo, arrivati al limite sblocchiamo le ginocchia, quando torniamo su stessa storia, cerchiamo di salire gambe tese e arrivati al limite sblocchiamo le ginocchia, collo del piede disteso, bravo, vai su contraendo i glutei e i paravertebrali, le braccia aiutano, respira, bravo. Da qui puntiamo i piedi e andiamo su in alto col bacino. Bene puntati i piedi. Torno giù un attimo. Punta i piedi meglio. Bravo. Su. Culo a picco. Piega leggermente le ginocchia. Piegale un po' di più. Estendi la colonna, quindi culo in alto. Petto verso le cosce. Giù il mento. Devi scomparirmi con la testa fra le braccia. Bravo, chiuditi, 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 ma col culetto sempre in alto, bravo. Ora distendi le ginocchia, manda il culo in alto e i talloni in basso. Bene, e da qui torni giù. Bravo. Dopo 5 passaggi da cobra a down dog a montagna, ti metti in musulmano. Stai lì una decina di secondi. Perfetto punto di partenza, talloni a terra, ti ancori con le mani ai piedi, mandi il petto in avanti, devi essere grosso, un po' devi sembrare un gorilla. Bravo, ben attaccato con le mani ai piedi, sali col bacino, arrotondando la colonna, cervicale compresa, giù il mento, bravo, tondo, 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 tondo. Tira più che puoi, arrivato al limite, stendi le gambe lasciando le mani che tendono verso i piedi, bravo, giù il collo, rilassalo. Poi torniamo giù, recuperiamo le punte dei piedi, ci riaggrappiamo i piedi, ci riportiamo in fuori col petto, in massima estensione, ti tiri col culo verso il pavimento e il petto in alto. Devi fare altri 5 passaggi così, saranno 10 passaggi. Allungo, vado su e sblocco in torsione, sempre stessa gamba 5 volte, picco di overstretching e altra gamba altre 5 volte. Tac, tac. E sblocco, bravo, ancora giù, bene. Devi cercare ogni volta di andare un pelino più in giù, almeno con la testa, bravo.